Oggi prepariamo una ricetta toscana perfetta per le serate invernali e il nostro protagonista sarà il cavolo nero. Dopo averlo lavato, lo puliamo. Quindi teniamo con pollice e indice la parte più dura e facciamo questo movimento. E mi raccomando, non buttate i gambi, potranno esservi utili per un ottimo passato di verdure o un brodo. E tagliamo grossolanamente le nostre foglie. E adesso ci spostiamo sui fornelli. Olio in pentola, 2 spicchi d'aglio, un po' di peperoncino e adesso i nostri odori. Cipolla, carote e sedano. E qualche foglia di salvia per profumare il tutto. Le facciamo rosolare bene, questo sa proprio di casa. L'aglio ha fatto il suo lavoro, quindi lo togliamo e aggiungiamo il nostro cavolo nero. Lo lasciamo appassire per qualche minuto. Aggiungiamo il pomodoro e il concentrato, giusto per dare un po' di colore. Le nostre verdure sono appassite, versiamo il brodo fino a ricoprirle. E proseguiamo la cottura per circa mezz'oretta. Aggiustiamo di sale e pepe. I fagioli rigorosamente borlotti. Un'ultima mescolata e lasciamo cuocere per mezz'ora. Siamo pronti, ma questa più cuoce più diventa buona. Adesso versiamo a pioggia la farina di mais. Qui dobbiamo andare ad occhio. C'è chi la preferisce più densa, più corposa, chi invece un po' più liquida. Io sono per una via di mezzo. La versiamo e giriamo. Ora che ha raggiunto la mia consistenza preferita, andiamo a impiattare. Un'abbondante mescolata, anche 2 o 3, un bel giro d'olio, di quello buono, e pepe. Siamo pronti per l'assaggio. Troppo buono. No.